Di Oscar. Dimmi, Policarpo, che c'è? Tua moglie è morta. Il corpo è nel lazzaretto. Lo porteremo via per dargli una degna sepoltura. No. Lasciatelo lì. Dioscoro, ma... Bruciatelo. È la legge. E cosa dirai a tua figlia Barbara? Barbara non deve sapere nulla. Giuramelo. Papà! Barbara, piccola mia, piccola mia. Ho fatto un sogno, papà. Ho sognato la mamma che mi mostrava le stelle. Quando torna la mamma? Tua madre? Dov'è la mamma? Non tornerà più. Mi raccomando, Livio, la doratura deve arrivare alla metà della punta. Sì, ma poi che cosa ne facciamo? Mettete le aste sulla barca e le calate in mare. Ah. E poi, padrona? E poi aspettiamo e speriamo che ci sia il temporale. Giuliana! Hai visto? Stasera ci sarà un bel temporale e ti dimostrerò che ho ragione. Se continui a guardarlo così, ti si consumeranno gli occhi. Allora, com'è essere innamorata? Ma che dici? E dai! Vorrei stare sempre con lui. E non con me. Dovevamo sempre stare insieme, io e te. Scherzo. Il tuo Livio mi è simpatico e ti do il permesso di amarlo. Ah, grazie tante, padrona. Tuo padre ti sta cercando. Ah. No, che fai? Lasciala, la porto io. Non preoccuparti, leggera. Dove troviamo dell'acqua? Beh, non parli. Sei bella per essere una schiava. Qual è il tuo nome? Barbara. Lasciami andare. Spero di rivederti, schiava. Tieni, salve. Padre. Padre. Barbara, spiegami una cosa. Quelle aste di metallo che stai facendo preparare dagli schiavi, a che cosa servono? A proteggere la casa dai fulmini. A proteggere la casa dai fulmini? Sì. Gli dèi devono punirmi di qualcosa per avermi dato una figlia così. Barbara, questa sera si terrà un banchetto in onore del prefetto Marciano.
È l'imperatore che lo manda qui. La tua nomina si avvicina, padre. Che c'è? Non sei felice? È come se avessi l'impressione che l'imperatore mandi Marciano per mettere alla prova la mia fedeltà a Roma. Ma nessuno è più fedele di te a Roma e alle sue leggi. Giuliano può venire al banchetto? Vuoi far sedere una schiava allo stesso tavolo del prefetto di Roma? Ma Giuliano è mia amica. Sì, ma non è una tua pari. Non può fare la tua stessa vita e non puoi portarla a scuola con te. Ma è molto più intelligente di tanti miei compagni. Come comandi, padre. Barbara. Sì, padre. Tu sei una brava figlia e un padre non potrebbe desiderare di più. Il tuo soggiorno nella mia casa, prefetto Marciano. Roma ti saluta, Dioscoro. E io ti abbraccio come un fratello. Posso complimentarmi per i tuoi successi? Presto ne aggiungerò altri, grazie al mio comandante, il luogotenente Claudio. Senatore. Ho dovuto strapparlo alla guerra di confine per averlo al mio fianco. È un grande legionario, come fu suo padre, caduto in battaglia. Il tribuno Gaio Aulo. Benvenuti. Darò subito ordine di alloggiare i soldati. Venite. A breve l'imperatore comunicherà la sua decisione. Conoscendolo, credo che nominerà te come suo consigliere. Cercherò di assolvere il mio compito con la dignità che esso richiede. Sono tempi difficili. Roma è piena di politicanti che litigano e complottano alle spalle dell'imperatore. Alcuni di loro andrebbero bruciati vivi, come i cristiani. L'imperatore ha bisogno di uomini onesti e fedeli. Anche se l'imperatore non mi scegliesse, la mia fedeltà per lui e per l'impero sarebbe sempre assoluta. Anche a discapito della tua fortuna personale e politica? Niente è più importante della grandezza di Roma e delle sue leggi. Né essere senatore, né essere prefetto. Questa sera si darà un banchetto in tuo onore. Così conoscerò tua figlia. Si dice che sia colta e molto bella. Cos'hai, Barbara? Ho incontrato un uomo prima, sulla spiaggia. Quale uomo? No, nessuno, un soldato. Sei bellissima. Erano di mia madre. Chissà se le assomiglio. Dioscoro, dov'è Barbara? Conoscendola, la tua allieva prediletta sarà da qualche parte a guardare il cielo. Maestro Policarpo, buongiorno. Quegli orecchini, toglieteli. Non sono adatti alla tua età. Vieni, dammi il braccio. Signori, mi presento mia figlia Barbara. Gli dèi sono stati prodighi con te, signora. Sei molto bella. Ho sentito dire che ti dedichi agli studi anche. È una brava figlia, intelligente, onesta e leale.
A Roma le donne per lo più si preoccupano del loro aspetto e di procurarsi un buon matrimonio. Non è così, Claudio? Con la tua bellezza potresti avere qualsiasi marito a Roma. Sono sicura che mio padre sceglierà l'uomo migliore per me. Vieni, Barbara. Altri ospiti ti reclamano. Scusateci. Così non sei una schiava. E ti dispiace? Sarebbe stato più semplice se tu lo fossi stata. Più semplice per cosa? Per conoscerti. Ora che so che sei la figlia di Dioscoro, sarà tutto più difficile. Scusa, devo andare. Ti sei perso. Guarda qua. Cercavi me. Ciao, tesoro. No, non ti faccio niente. Calma, ti affondi. Che bella collana. Su, non aver paura. Giulio. Cosa vuoi? Sta niente. Non vogliamo niente. Solo un bacio. Non ti costa nulla. Non aver paura. No. Ti dico, fammi un bacio. Ma chi sei? Scappa! Via, via. Scappate! Stai bene? Ma tu sei ferito. Erano sicuramente schiavi fuggiti da qualche prigione. È per quello che avevano quel marchio sulla fronte? Già. Ma tu che ci fai qui? E che sono quelle aste? Servono a catturare i fulmini. Cosa? Il tempio di Salomone non è mai stato danneggiato da nessun fulmine. E allora? Secondo me perché sul tetto c'erano delle punte di metallo. Attiravano i fulmini, così erano protetto. Quindi il tuo sogno è catturare fulmini. E tu? Non ce l'hai un sogno? Forse è meglio se andiamo. Barbara, dove sei stata? Ero sulla spiaggia. Hanno cercato di derubarmi e Claudia mi ha salvata. Vattene nella tua stanza. Grazie per quello che hai fatto. Dai, dimmi, cos'è successo? Mi manca il fiato. E il cuore mi batte ancora forte. Ma ti ha baciata? Ma no! Vieni, vieni qui. È questo quello che si prova quando si ama. Dove sono gli orecchini? Li ha presi mio padre. Penso che gli ricordassero troppo mia madre. Anche se non ne parla mai, deve averle voluto veramente bene. A volte mi chiedo dove potrebbe essere mia madre in questo momento. Che domanda stupida, vero? Comincia, su.
Tieni alto il gladio e gli occhi ben aperti. In battaglia saresti già morto. La prossima volta ti taglio la gola. Quello che stare lontano dai campi di battaglia ti ha rammollito. In battaglia hai il vantaggio di vederlo in faccia, il nemico. Non ti piacerà questa ragazzetta di provincia. Penso solo a tornare a combattere. Bene. Quando avremo finito con questi cristiani ti farò ricompensare dall'imperatore. Dovrei chiedere a Dioscoro sua figlia in sposa. Essere parente del consigliere dell'imperatore potrebbe essermi utile, tanto a te non interessa, no? Prefetto Marciano, tutto è stato disposto per il rituale. Bene, vai. Tolomeo pone la Terra ferma al centro di un universo sferico. I cieli sono strati fisicamente solidi e tra l'uno e l'altro sono incastonati i pianeti. L'ultima sfera è detta delle stelle fisse. Perdona, maestro, ma al di là delle stelle fisse, che cosa c'è? Chi sa dare la risposta? Le stelle fisse costituiscono un limite oltre il quale nulla esiste, se non Dio. Ma quale Dio dei tanti che abbiamo? Forse Diocleziano, visto che si crede Dio in terra. Crio, ma che dici? Manchi di rispetto al nostro imperatore. Per ordine del prefetto Marciano, siete tutti convocati nel foro. Potete andare. Maestro, che c'è? Spero che il prefetto Marciano se ne vada quanto prima. È un uomo senza moralità, soprattutto da quando l'imperatore gli ha lasciato carta bianca contro i cristiani. Ma noi non abbiamo niente da temere. Sopporto di stare qui. Che senso ha tutto questo? Il sacerdote sacrificherà un po' di incenso, noi ce ne andremo. Non preoccuparti. Desiderio dell'imperatore che la popolazione partecipi pubblicamente al sacrificio e che tutti diano prova di lealtà alle tradizioni romane e al potere imperiale. Pertanto nessuno lascerà il foro se non dopo aver sacrificato. Ho il tuo consenso, senatore? Sia fatta la volontà dell'imperatore! Gloria a Giove e agli dèi. Io, Quinto Lepore Sannio, quale cittadino romano, accetto e mi sottometto all'autorità dell'imperatore. Ma rifiuto il sacrificio. Quell'uomo è un cristiano. Ti illudevi che qui non ci fossero. Crio. Flavio,
Anche loro. Giuliano. Giuliano, che fai? Anche noi rifiutiamo il sacrificio. Imprigionateli nei sotterranei. Avranno una notte e un giorno per cambiare idea. Dopodiché saranno mandati a morte come prescrive la legge di Roma. Padre, mi deve permettere. Taci! Portateli via! Come stai? Bene. Sei stata brava a mentire. Neanche voi. A scuola parlavate di letteratura e di fisica e intanto nascondevate un tale segreto. Ma per tuo padre è Dioscoro. Non volevo metterti in difficoltà con tuo padre. Io non sono mio padre. Sono la tua amica. Sono la tua schiava. Cosa pensate di fare? Dovete fare quel sacrificio. No, non possiamo. Come no? È solo un pugno d'incenso in un braciere. Per noi è molto di più di questo. Significa rinnegare la nostra fede in Cristo e testimoniare il falso. Ma come può Cristo chiedervi un prezzo così alto? Gettare via le vostre vite per una cosa del genere? Non te lo permetterò, Giuliana. Padre, perché li avete fatti arrestare? Dovete liberarli. Barbara, lasciaci soli. Padre, ti prego, ascoltami. Si sono solo rifiutati di bruciare un po' di incenso. È assurdo. Stai dicendo che adorare il nostro imperatore è assurdo? Dico solo che mi sembra assurdo arrestare qualcuno che non ha fatto nulla. Se domani riconosceranno la natura divina dell'imperatore, li lasceranno liberi. Ma non lo vogliono fare. Peggio per loro. Ma così moriranno. Sarà stata una loro scelta. Padre. Barbara, ora basta! I cristiani sono nemici dello Stato. Sono soprattutto miei amici. Vattene. Non lo farò. Giuliana è mia amica. E quello che lascerai fare a lei dovrai fare anche a me. Ma che cosa stai dicendo? Non vorrei che ti faccia arrestare come la tua serva cristiana. Non la lascerò morire. Luogotenente, arresta anche lei. Perché stai rischiando la tua vita? Tu non sei una di loro. Giuliana è come una sorella. E il fatto che lei sia cristiana non cambia nulla. E poi che cosa ha fatto di male? È la legge. La legge di Roma. Che senso ha questa legge? Il tuo coraggio mi sorprende. Ma cerca di convincerli, altrimenti Marciano domani li ucciderà. Accusato di malgoverno, Dioscoro. Ora la tua nomina è a rischio. Libera mia figlia. Hai lasciato che il germe del cristianesimo proliferasse tra la tua gente. Peggio, nella tua casa ci saranno conseguenze. Le affronterò. Quella di Barbara è stata solo la debolezza di una ragazzina sensibile per proteggere una sua amica. Una notte in prigione la aiuterà a riflettere.
Barbara non è una cristiana. Ne sei proprio sicuro? Ha vissuto per anni accanto a quella schiava, in quella scuola. Che cosa insegnano in quella scuola di Oscolo? Tu hai incoraggiato il rapporto di Barbara con quella schiava. Le hai addirittura permesso di portarsela dietro alla tua scuola. Hai giurato che avresti tenuto lontana mia figlia da loro. Ho mantenuto la promessa. Come? Come? Se ci sono due cristiani anche nella tua scuola! Di che parlavate? Che cosa le ha insegnato? A ricercare la verità. Tu parli come uno di loro. Fai attenzione, Dioscuro, o rischi di perdere tua figlia, come hai già perduto tua moglie. Niente potrà cambiare il mio rapporto con mia figlia. Sì, invece. Se continui a farti guidare solo dalle leggi di Roma, hai già commesso questo errore un'altra volta. E Barbara somiglia a sua madre molto più di quello che pensi. Non avrai osato parlarle di lei! Hai fallito la tua missione, maestro. Ultimamente ero più felice. L'hai visto anche tu. Pensavo dipendesse dal tuo amore per Livia. Ma certo, anche da quello. Ma la certezza di un Dio che ha dato la vita per noi e che ci ama. Mi ha dato quella libertà che non ho mai avuto. Ma quale libertà? Questo Dio vi farà uccidere. Fate quello stupido sacrificio. Tanto Dio vale l'altro. Anch'io ogni tanto, come te, mi metto a guardare il cielo. E mi sento così piccola di fronte a tutte quelle stelle e a Dio. Eppure, se guardo il cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate, cos'è l'uomo? Perché te ne ricordi? Perché te ne curi? Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli. Di gloria ed onore l'hai coronato. Ma non pensi a Livio? Non hai paura di perderlo? Certo che ho paura. Allora fai quel sacrificio, Giuliana. Barbara, sposeresti un uomo quando hai dato il tuo cuore a un altro che ti ama infinitamente? Se questo Dio ti ama così tanto, come può chiederti di morire? La morte non è la fine di tutto. Ti chiedi spesso dove sia tua madre. Lei è in quel cielo che tu ami tanto. Come stai, Barbara? Ha liberato solo me, Giuliana? Dopo che avrà sacrificato l'imperatore, sarà libera. Non lo farà. Non sono riuscita a convincerla. Padre, ti prego. Non farla uccidere. Se mi vuoi bene. Vedo che la notte non ti è servita molto. Le leggi debbono essere rispettate da tutti, Barbara, anche dalla tua amica Giuliana. Ma la conosci da quando è una bambina. È sempre stata con noi. Perché vuoi farmi questo, basta, padre? Basta, Barbara, basta! Mi ha già messo in grave difficoltà. Io non ti riconosco più. Sono io che non ti riconosco più. Dove vai, Barbara? Non abbiamo finito. Barbara! Barbara! Come sta Livio? E Giuliana? Cosa gli faranno? Stanno bene.
Vi prometto che non gli succederà nulla. Dov'è il maestro Policarpo? Padrona, il maestro Policarpo non c'è. Questa notte tuo padre l'ha cacciato via. Voi al lavoro. Padrona! Sono stati i soldati del prefetto Marciano. Che cosa ci faranno? Hai paura? Perfetto. Ti devo chiedere una cosa. La tua bellezza mi renderà difficile negartela. Ti chiedo di risparmiare la vita ai cristiani di questa comunità. Io che credevo che tu venissi qua a ringraziarmi per averti liberata. Hai liberato me. Che cosa ti costa liberare anche loro? Dovresti preoccuparti di più per tuo padre che per quei cristiani. Che c'entra mio padre? Purtroppo non si è dimostrato all'altezza. Potrebbe perdere la stima dell'imperatore, la sua carica politica. Forse anche la casa. A meno che... io posso aiutarlo. Lasciami. Dimmi, Claudio. Il governatore di Oscola ha ordinato di far perquisire tutte le case del borgo per cercare i cristiani. Bene. Ancora trovato nessuno. Barbara, Marciano ti ha fatto del male? Giuliano e gli altri moriranno. Non hanno fatto niente di male. Far perquisire le case del borgo è stata una buona iniziativa. Spero solo che a corte non si sappia che in casa tua c'erano tutti quei cristiani. Vuoi mettere in discussione la mia fedeltà all'imperatore? No, certo che no. Ma fra la tua gente ci sono dei cristiani.
e tua figlia si è fatta imprigionare per loro. Basta molto meno per cadere in disgrazia, credimi. Dai tu il via alle esecuzioni. Una al giorno. E vedrai che per i prigionieri sarà peggio che una tortura. Comincia da quella schiava, Giuliana, l'amica di tua figlia. Così che non ti si possa accusare di essere un loro sostenitore. Tanto più se ci sarò io a proteggerti. Ti ringrazio, ma non ho bisogno della tua protezione. Neanche quando sarò il marito di Barbara? Pensavo di chiedertela in sposa. Un'alleanza fra le nostre famiglie sarebbe un vantaggio per entrambi quando sarai a Roma. Non ho neanche pensato di imporle un marito. Ho cresciuto Barbara come una donna libera. Libera e ribelle. Come la madre. Che cosa intendi dire? Io ti sono amico di Oscar. Voglio solo proteggere te e tua figlia. Prima è venuta da me a chiedermi di aiutare ancora quei cristiani. Per come si comporta, si potrebbe pensare che sia una di loro. Mia figlia non è e non sarà mai una cristiana. Lo so, se no non te la chiederei in moglie. Come hai potuto andare da Marciano senza dirmi nulla? Speravo nella sua clemenza, visto che tu non hai più. Tu sei una pazza. Ti crede una cristiana. Ti vuole sposare per mettere alla prova la mia fedeltà all'imperatore. Padre, no. Ti prego, non lo permettere. Non ne ho la minima intenzione, ma il tuo comportamento non mi aiuta. Devi smetterla di proteggere quei cristiani. Padre, mi dispiace. Io volevo solo salvare Giuliana. Non ha fatto niente se non credere in un Dio diverso. Non osare parlarmi così. I cristiani non sono e non saranno mai miei amici. Tu non li conosci. È per colpa loro se noi abbiamo sofferto la nostra più grande tragedia. Ma che dici, padre? Tua madre è morta perché era diventata una di loro. Ma tu e il maestro Policarpo mi avete sempre detto che è morta di malattia. Sono stato io a chiedergli di non dirti la verità. Ti abbiamo mentito perché eri soltanto una bambina. Mi dispiace. La verità è che tua madre se n'è andata perché era diventata una cristiana ed è morta con loro anni dopo. E non è mai più ritornata. Ti ha abbandonata, plagiata da quelle stesse persone che tu adesso difendi così tanto. Ti vuole Marciano. Claudio, amico mio, vieni, brinda con me. Al mio matrimonio. Oggi ho chiesto di Oscar sua figlia sposa. Non sei contento per me? Ricordati che mi devi lealtà, Claudio. Il tuo dovere di soldato è ubbidirmi. Maestro. Barbara, speravo di rivederti. Perché non mi hai detto che mia madre era una cristiana? È per questo che mi hai abbandonato. Come l'hai saputo? Perché tante bugie. Sono un cattivo maestro. Ho predicato la verità e poi sono stato io il primo a negartela. Ma ora è venuto il tempo di rimediare. Ora devi sapere. Sapere cosa? Vai nella nostra biblioteca e con questa apri una delle sfere, quella blu. Dentro ci sono cose che appartenevano a tua madre. Mia madre? Lei mi disse di dartela quando morì nel lazzaretto. Mia madre è morta in un lazzaretto.
Maestro Policarpo, devi venire con noi. Cosa state facendo? Ordini del senatore Dioscoro. Barbara, cerca la verità. Cercala sempre. Cominciamo da te. Mio Dio, si è fatta la tua volontà. Presto anche io sarò con te. Vieni con noi. Proteggimi, oh Dio. In te io mi rifugio. Sei tu il mio Signore. Senza di te io non ho alcun bene. Si affrettino altri a costruire idoli. Io non spanderò le loro libagioni di sangue, né pronuncerò quelle mie parole. Conosci la natura divina dell'imperatore? L'imperatore è un uomo. Esegui la condanna. Claudio, a te l'onore della prima esecuzione. E rimetti il nostro debito, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non usci in tentazione e liberaci dal male. Padre nostro che sei in cielo. Siediti!
Ti prego, no. Non farlo. Claudio, ti rifiuti forse di eseguire un ordine? Ricordati che devi obbedienza a me e al tuo imperatore. Uccidila. Sono un soldato, non un assassino. Sarai sottoposto a legge marziale. Arrestatelo! La tua volontà. Come in cielo, così anche in terra. Padre, no. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, così come noi rimettiamo ai nostri debitori. Non lasci tentazione e liberaci dal male. Tu devi tornare ad essere una figlia obbediente, Barbara. Altrimenti quello che è capitato alla tua amica potrebbe succedere anche a te. Ma vedrai che insieme ce la faremo. Butteremo questa brutta storia alle spalle e torneremo ad essere una cosa sola. Io non sono come te. Non voglio esserlo più. Tu sei mia figlia, Barbara. E farai quello che dico io. Sposerai Marciano. Mi dispiace, ma è il tuo comportamento che mi costringe. Ti ho insegnato ad essere una donna libera, ma a quanto pare tu usi male la tua libertà. Non sposerò un uomo che uccide degli innocenti. Ancora li difendi. Il fanatismo dei cristiani è una minaccia per l'impero di Roma. Loro meritano di morire. Anche la mamma meritava di morire. Rimarrai rinchiusa qui dentro fino a che non rinsavirai. Io sono tuo padre, tu mi appartieni, non lo dimenticare mai. Sauro, tu rimani qui e non la fare uscire per nessuna ragione al mondo. Padrona Barbara, tuo padre mi ha ordinato di non farti uscire dalla tua stanza. Lasciami andare. Devo salvare Livio e gli altri. Tuo padre... Mio padre sta sbagliando. Non posso lasciarli morire. Sono anche i tuoi amici. Io ti posso aiutare. La botola è laggiù, in fondo al corridoio. Sono la figlia di Dioscoro. È per ordine di mio padre che sono qui. Là in fondo. Apri e lasciaci soli. Non posso. Barbara. Sai chi sono io? Sto portando solo un po' di pane.
puoi anche chiudere a chiave mentre sono dentro. Barbara, che ci fai qui? Hanno portato anche un soldato. No. Livia, come stai? Sono pronto a morire. Qui più nessuno dovrà morire. Lungo il corridoio c'è una botola che porta fuori. Come ci arriviamo? Ce l'ha fatta. Sono qua. L'hanno appiccato volontariamente. Non possono essere spariti. Di là c'è un passaggio che porta oltre le mura. Tu, di là. Voi da questa parte. Li prendiamo da due lati. Dai! Perché hai aperto la cella? Mi è stato chiesto da sua figlia. C'era il fuoco. Mia figlia? Non è possibile. Mia figlia è nella sua stanza. E sono sicuro. Barbara! A quanto pare tua figlia ti è sfuggito di mano. Anche Claudio è fuggito. Prepara i soldati. Andiamo.
vita. Che fate qua? Muoviti! Prendeteli! Forza! Via! Via! A cavallo! Tutti! Forza! Avanti!